me l'artista. Abbiamo parlato spesso della mail art come fenomenologia di libera circolazione dei linguaggi dell'arte tra artisti che si inviano riflessioni semiologiche, iconiche, visive, ed attraverso questa corrispondenza si interrogano reciprocamente sul loro senso dell'arte contemporanea, in un continuo flusso di domande e di risposte che passano per il linguaggio dell'arte, che per sua forma semiotica e comunicativa è un linguaggio ambiguo che trasmette una serie di riflessioni a livelli differenti. L'artista di oggi è Biral Lucia, un lavoro che sembra quasi un'immagine votiva. Si presenta con la sua condizione di artista contemporanea e ricercatrice di sogni, di utopie, una condizione di entità individuale immersa in un suo mondo fatto di segni, simboli ed icone, che è il suo habitat naturale onirico. Tutta l'arte contemporanea è fondata sull'idea che l'artista viva una sua dimensione e il gioco semiologico dell'artista è quello di far sì che questa sua dimensione diventi una condizione condivisa. Ci presenta la sua fabbrica dei sogni. I simboli sono chiaramente riconoscibili e cifrabili: pesci, mostri, la testa dell'artista con il cuore dell'artista. Tutto questo sta ovviamente a significare che il fuoco è il motore principale del linguaggio di un artista, è da ricercare nella dimensione dell'artista stesso. La macchina dei sogni, appunto, la musica, è ancora che indaga. Matematicamente, scientificamente, l'origine del mondo e del suo mondo. Artista molto interessante, Biral Lucia.